Si tratta di una guida turistica virtuale, fruibile col proprio telefonino, che accompagna il turista attraverso gli 8 monumenti più importanti della città. Ma come si usa? Cominciamo dall'inizio. In molti telefonini di ultima generazione o smartphone esiste un programma apposito per la lettura dei codici QR. Se non ce l'hai, ti consigliamo di scaricare il più usato, Aenigma, dal sito www.aenigma.mobi. Basta seguire le istruzioni ed il gioco è fatto. Ora che il programma è installato, vedere le guide o leggere la storia dei monumenti interessati è molto semplice. È sufficiente aprire il programma, inquadrare il QR code con il telefonino e verrai automaticamente reindirizzato alla pagina web appositamente creata, dove potrai leggere le ricerche storiche dei monumenti interessati, guardare le videoguide oppure sfogliare le fotografie. Di tutti i video e le guide testuali puoi trovare la versione italiana ed inglese. Puoi trovare i QR codes nei cartelli in prossimità dei monumenti interessati e sui volantini distribuiti negli uffici comunali e nel territorio. Per un ricordo piacevole di Montagnana, puoi anche richiedere le cartoline facenti parte del progetto Montagnana QR Code. Invia una cartolina del monumento e mostra il video al destinatario.